Buon salve gente! Come potete vedere dalla presenza di Elena di Miss Nerili sul canale, oggi vi portiamo un nuovo video su Akotar, a grande richiesta, perché infatti abbiamo scoperto che c'è un quiz su internet su Akotar, Akomaf e Akowar, e quindi abbiamo pensato perché L'abbiamo non rubato farlo. con cattiveria da un video di Cindy. Sì, di Read with Cindy. La roba che mi ha scandalizzato è, come ti dicevo prima, che sembra un sito rivolto agli insegnanti. Appunto, ci sono i quiz da dare agli alunni, si parla di simboli e simbolismi dei temi emotivi del libro. Io voglio sapere quale professore d'Akotar a leggere, ragazzi. Comunque, come al solito, questo è un video su Akotar in cui io sono l'angelo buono e Elena è il diavolo No, in cattivo. verità questo qua è un quiz che è tipo trivia, quindi praticamente testa le nostre conoscenze su Akotar, di conseguenza le mie conoscenze su Akotar e Boh, non sono le sicura mie delle tue boh. conoscenze su No, Akotar. non mi ricordo nemmeno cosa ho mangiato a colazione stamani, pensa te, Beh, diciamo Akotar. che non sono proprio così pronta a giudicarti se non ti ricordi Akotar. Potevamo fare tipo uno sfondo figo, No, stampare un basta, che fai? Guarda, si poster vede. a due di Akotar, invece no. Portavo quello di Tumbling che ho. Io ho un poster di Tumbling a Milano Hai sulla un poster di parete. Me l'ha Tumbling? regalato Daniela, c'ho Tumbling sulla Ok. parete. Bene, quindi direi che possiamo cominciare. Ovviamente qui sotto noi metteremo le domande che sono in inglese, noi Sì, le metterai le traduciamo. Io le domande. metterò grazie al magico potere dell'editing, quindi partiamo. Sì, di quale corte è originario Lucien, che anche senza guardare le possibilità è della corte dell'autunno? Giusto. Quindi, qual era la soluzione all'enigma di Amaranta? Famiglia, Tammi sempre la risposta, però. amicizia, l'amore. Quando ho letto l'indovinello, volevo veramente prendere il libro e defenestrarlo, perché ero tipo, ma te puoi farmi un indovinello in cui la risposta è Però l'amore? noi comunque mettiamo Tumbling come Così, risposta. la risposta è sempre dammi, però la risposta corretta è È l'amore. l'amore, ovviamente. Cosa indossano le persone del villaggio per scacciare i fae? E la risposta è, allora, la shud è la pianta in cui praticamente ci fanno le frecce. Sì. Ma in teoria io presumo che usi la Sara, la tradizione dei fae, e quindi sia l'iron, il ferro, che indossino il ferro. Noi mettiamo il ferro, poi vediamo se è effettivamente quello. Che cosa trova Feyre nello studio La spinge. che la spinge a catturare, no, a provare a catturare il Suriel? La descrizione di tutti i mostri presenti a Pritin, un libro con le informazioni sui Fae, il Diario diario di di Tamlin. Tamlin. Cioè, qualsiasi risposta a queste domande è qualcosa di Diario Tamlin. di Tamlin. Un murale della guerra tra i Fae e gli umani. Allora, sono abbastanza sicura che sia un libro con le informazioni sui fae, A regola. anche se in verità come catturarlo glielo spiega Lucien, perché Lucien È se ne vero. vuole liberare. Quindi in realtà la risposta giusta è Lucien, Sì, però non non è c'è. nessuna di queste, però Va bene. E noi come risposta ovviamente scriviamo il diario di vabbè, che sarebbe Tamlin. un libro con le informazioni sui fae, ma tanto abbiamo. Poi. Cosa sono obbligate a indossare i fae nella corte di Tamlin? Scarpe umane? Va Va bene. bene. Corone, ali dorate o maschere? Perché scarpe umane? Ti maledico a indossare scarpe umane per tutta la vita. Poteva essere una visione particolare, tipo un attacco al È fashion. vero. Oppure li costringe a indossare le Dr. Martens per tutta la vita così gli muoiono i Young. piedi. Gli Yag però sono solo brutti, non fanno male, sono Young. solo Allora, brutti. i fai con gli Young, direi poi. Qualcuno scrive una fanfiction con i Fae con Yag, vi prego, cioè sono la cosa più bella del mondo secondo me. Quindi le maschere è la nostra risposta. Allora, su chi non ha funzionato, su chi non ha funzionato Sì, italiano? sì. Ok, su chi non ha funzionato l'incantesimo Nella casa di nella Feyre. casa Ma di queste Fae? domande non sono esattamente in inglese, Ma tra l'altro, infatti, però non... va ok. bene, Vabbè, next. What do Tamlin e Lucien talk to? A ok. Ah, chi Tamlin e perché? Lucien parlano che Feyre non può vedere? Pooka, Mysterious Woman, che presumo sia Amaranta, Hathor e il Bogg. Mi Ma sa che Pooka è chi è, Hathor. scusa? È un fae che, un tipo di fae che, se non sbaglio, Rimosso completamente. Feyre, nella prima notte che sta a palazzo, tipo la cerca di farlo uscire dal palazzo e inseguire una foresta, trasformandosi nella sua Ma te famiglia. scusa, una volta alla settimana ti Certo, rileggi Akotar, non è una sola possibile. volta l'hanno più Cioè, com'è riletto. possibile? Comunque mi sa che è l'Hathor, che è tipo lo scheletro di Amaranta. Sì, è Ero vero. convinto fosse Risand, invece mi sa che è Anch'io pensavo l'Hathor. fosse Risen. Niente. Va bene. Come fa Tamlin a sopravvivere a Feyre che lo Pugnala. pugnala? Ovviamente questo video è spoiler, se non Vabbè, l'avete sì. capito ormai. Manca il suo cuore. Tamlin ha un cuore di pietra, è invulnerabile o guarisce molto velocemente. Due di queste cose sono vere, Sì. Pooka perché ha il cuore di pietra. Madonna, quella scena. Piango ancora. Piange il Bogg.
appena ammazzato 5-6 persone. Ma non erano Tamlin quelle persone. Vabbè, allora, quale dipinto vuole Tamlin nella collezione di Feyre? Ma non si sa, perché non si sa che cosa dipinge Feyre nei suoi dipinti. Allora, a me piace la prima risposta, perché secondo me è quella giusta. Quello con lui, con le caratteristiche da maiale. Va bene. La descrizione dell'actor, che dubito. Il bosco dove lei cacciava e il lago della polvere di stelle, della luce di stelle. Secondo me è la prima, perché Tamlin si prende un sacco per il culo. Boh, secondo me era quello del bosco dove cacciava, sai, no? Ma secondo te Feyre e Reason sono quelle coppie che si riempiono nella vernice e poi ci danno sopra? Ma c'è un Arcofas quello? Davvero? Sì, mi sembra che ci sia un Arcofas quella scena. C'è di tutto un Arcofas, quindi piace benissimo essere. Qual è il patto che Feyre fa per avere il suo, per farsi guarire il braccio da Reason? Deve andare ad ogni party, ad ogni festa con lui, deve rinunciare alla terza prova, deve visitare la corte della notte una volta alla settimana ogni mese per il resto della sua vita, deve sposarlo alla fine delle prove. Deve visitarlo. Sì, quello era. Sono 25 domande, sì. Minchia. Sì. C'è tutta sta trama in Arcotar, scusa. No! Qual è il nome della ragazza che scompare dopo che Feyre è ritornata a casa? Claire Baddor. Praticamente è lei che ha fatto schiattare una ragazza, perché a Risa hanno dato il primo nome che gli capitava, no, in testa, e gli fa: voi sono questa, perché succede a me non me ne frega niente. Comunque era... E lei viene scorticata viva, sì, mamma mia, poveraccia. E quindi è Claire Baddor. RIP Claire Baddor, va bene. Che cosa significa Calan Mai? Il festival del sole, la luce del fulmine, la notte di fuoco, il rito della rinascita. È il rito della rinascita. Calan Mai è una festa che praticamente è una roba che la massa tira fuori due volte, poi se la dimentica. Una volta serve per fare la scena sex, l'altra volta serve solamente per far vedere quanto è stronzo Tamlin. Qual è il potere di Tamlin? Si può teletrasportare, può shapeshift se stesso e gli altri, può correre molto veloce, può sentire da una lunga distanza. Allora, in Akotar la risposta è la seconda. In Akotar. Perché in Akotar viene fuori che in verità lui controlla il vento, e non si è capito perché. Quindi tutte le risposte sono giuste. Si può shapeshiftare. Sì, è vero. Però anche Risen lo può fare, in teoria. Sì, sì, ma infatti nessuno l'ha capito. Okay. Cioè, perché Tamlin aveva un potere e alla fine ce l'hanno tutti. Ma anche Elion lo può fare. Anche Elion? Sì, anche Elion si trasforma. Elion mega DJ evolve. Sì, in Angeuomo. Chi cattura Tamlin e Feyre? No, chi li trova? Perché Tamlin e Feyre durante il party Calamnai... Ah, aspetta, quale party? Perché quello di quello il calamnaio o la festa che facevano con Amaranta? Perché la risposta cambia. Questo quiz non è accurato. Noi ci no, 40-46 sono i capitoli finali. Okay. Quindi la festa di Amaranta, quando Amaranta aveva preso Tamlin come suo sposo. Sì, lo teneva lì accanto al trono. Allora, in quel caso li becca Risand. Ok, quindi Risand è la risposta. Li porta via. Ciaone. Chi dà a Feyre la risposta per il secondo... Della seconda prova? Ma io non mi ricordo quale sia la seconda prova. Ma non era quella in cui doveva leggere, ma lei non sapeva leggere, quindi era triggerata. Allora era quella del verme gigante. Non è sempre quella. Cioè, quali sono le altre due prove? Non lo so, non me lo ricordo. Allora, una in cui doveva leggere gli era da Lucien la risposta, che era stato catturato ed era messo lì, però non mi ricordo quale sia. Forse è la seconda prova è Lucien. E la prima prova allora qual è? Forse è quella del vermone. Poi c'è una seconda prova in cui deve leggere. Così, a caso. Da quale corte Tamlin dice che proviene la testa che era stata messa sulla picca? La corte della notte, la corte dell'alba, come si chiama in italiano, la corte del giorno e la corte della primavera. La risposta secondo me è la corte della notte, ma essenzialmente perché Amaranta si era insediata sotto la montagna che è nella corte della notte. Chi desidera di poter tornare alla vita semplice del cottage? Difficilissima questa, l'unico personaggio inutile. Okay. Io direi Elaine rispetto a Elaine, poi di Feyre e Nesta, ma quando mai c'è Elaine in Akotar? Non lo so. Questa è una domanda trabocchetto, quindi. No, c'è un momento in cui Feyre tipo torna. E loro quando Tamlin invece è andato sotto la montagna perché fa proprio non sacrifico tutto, cioè non ti faccio sacrificare tutto. E loro sono nella villa, però nella villa non avrebbe Elaine. No, non avrebbe senso Elaine. Non hanno la villa loro nel primo, perché Tamlin c'ha soldi, quindi quindi ha dato la villa. Mi sembrava che avessero la villa. Allora, magari è Elaine. No, perché Elaine c'ha il giardino nella villa, lei è tutta contenta. Allora magari è Nesta. Ma poi la si scrive così? No, non si scrive così. Questo quiz non è accurato, io ora segnalerò. Si scrive così.
è scritto Faira, cos'è? Faire. Faire, va bene. Quindi noi diciamo Feira, dai. Qual è il nome dell'uomo che Feira incontra alla notte del fuoco qui da Calamnai? Lucien, Risen, Tamlin, Andras. E quindi allora non era il rito della rinascita Calamnai? Quindi ci stiamo tutti la notte del fuoco, scusa, come fa? Quindi ci sta dicendo che siamo dei cretini, abbiamo sbagliato. Okay. Comunque chi incontrerà mai? Secondo me Andras, che non esiste. Comunque, avevamo sbagliato il Calamnai. Vabbè, dai, tanto voglio vedere quanto ne facciamo. Ero convinta, invece. Ha senso il rito della primavera, perché non dovrebbe essere il rito della rinascita? Perché alla Sara non piacciono le cose scontate, non dovresti saperlo. Come completa Feira la prima prova? Ma noi non ci ricordiamo quali sono dai, queste prove. Dai, verme. Qual è la prova che garantirà, la prova di Amaranta che garantirà alla corte della primavera il rilascio istantaneo se Feira la completa? La prima, la seconda, la terza... L'indovinello è l'indovinello. Perché Feira deve andare con la bestia Pritiam, che la bestia è Tamlin. Tamlin. Vabbè, ha ucciso un padre. Ecco chi era Anders. Era il lupo. Andras, non Anders. Andras. Esatto. Era il lupo. Allora, chi fornisce la most? Che cos'è? Il più. Il più. Ah? Chi fornisce il più. Ah, chi è che contribuisce di più? Sì. Chi è che porta a casa il pane nella famiglia di Feira? Ah, Elaine? No. Nesta? No. Il padre? No. Faire. Qual è il primo mostro che Feira incontra in Prisiam? Il Puka. Allora, attraverso gli occhi di chi Feira vede il suo cadavere? Allora, attraverso gli occhi di Lucien, attraverso gli occhi della madre di Lucien, che è morta lei. No, è quella che se la fa con Elion. Ah, davvero? Vabbè. Sì, Lucien, il figlio di Elion, ci doveva essere una madre che se la faceva con Elion. Mi sembrava fosse morta, vabbè. Attraverso gli occhi di Tamlin, attraverso gli occhi di Risend. Quelle creature attaccano Feira mentre sta parlando con il Suriel, Naga, Aftorbog, il Puka, Naga. Naga. Quindi adesso dobbiamo vedere i risultati, giusto? Non ha fatto schifo. Allora, abbiamo fatto un punteggio. A grade C abbiamo. È terribile, aspettavo molto di più Andrea. Ma io l'abbiamo sbagliati apposta. Quindi sì, quindi siamo sui 21. Quindi secondo me almeno un grade B ci meritiamo. Compra ora la guida allo studio di Aguilar. Dov'è la guida, scusa? Solo $20 per la guida allo studio di Agatha. Allora, non contenti, ora facciamo anche quello su Akomab. Andiamo a rispondere, andiamo a testare le nostre conoscenze su Akomab, che è magicamente apparso qui dietro in libreria. Inizia la prima domanda, Andrea. Comunque, Feira continua a essere scritto male anche questo. Allora, che cosa hanno fatto Risend e Feira in segreto prima di andare ad Ivern? Bombare. Vanno ad Ivern nel secondo libro. Però le risposte in realtà sono... hanno immaginato un piano per riportare Feira nella corte della primavera. Hanno convinto Nesta e Elaine ad andare con loro nella corte della notte. Hanno creato un altro bond che serve per comunicare tra di loro. Hanno formalizzato i voti di Feira come High Lady della Night Court. Hanno bombato, raga. Cioè, inutile che scrivete tutte queste risposte. Beh, facendo così l'hanno resa High Lady, perché è il tipo di vestitura. Se bombi, sei ufficialmente la High Lady. Cosa dà al bond Carver Feira in cambio di informazione proprio del calderone? Un'immagine della montagna fuori dalla prigione, un amuleto magico, dettagli di come è stato a morire, un osso dall'Hathor. È l'osso dell'Hathor che dicevo prima. Ma non erano i dettagli di come è morto? No, gli dà l'osso. Allora, cosa fa Feira quando lo spirito dell'acqua dice che non può pagare Tide? Il tributo. Istruisce Bronn su come mettere il pesce nella pozzanghera. Così può pagarlo. Che vuol dire? Dice a Bronn di mettere il pesce nella pozza in modo che lei possa pagarlo. Perché dovresti mettere un pesce in una pozzanghera per pagare qualcuno? Che è Bronn? Quello di Aragorn, Bronn. Che ci fai in acqua? Dice Lucien di alterare i libri contabili in modo che sembra che abbia pagato. Ma quando è che paga? Cioè, sta roba? Convince... No, questa cosa è una cosa importantissima per la trama, tra l'altro. Davvero? Vabbè. Convince Tamlin di abbassare le tasse. Cerca di convincere, no? Tamlin dice che non è che può abbassare le tasse come gli pare a lui. Ah. E gli dà i gioielli per pagarlo. Gli dà i gioielli. Qual è la roba che Feira trova più sorprendente a proposito di Velaris? Ci sono il pene di Risend. Sì. Quello in generale di tutto il mondo. Certo. Ci sono i membri di ogni corte che vivono lì in pace insieme? No. Amaranta non l'ha distrutto come ha fatto con il resto del reame? No. Tutti spendono un'ora al giorno ad allenarsi per la battaglia? No. Nessuno sa di Amaranta e la distruzione che ha causato al di fuori
sfoglia la città. Secondo me è quest'ultima. Secondo me è la seconda o la quarta. Mi fido perché non mi ricordo. Seconda? Vabbè, boh, quarta. Non mi ricordo. Allora, come fa Feyre a trovare il calderone una volta che è ad Ivern? In Akkomath? No, ma loro vanno ad Ivern in Akkomath. Ma questo me lo ricordo. Ma trova il calderone? Sì, trova il calderone. Che poi ci infilano Nesta e Eileen. Sì, ma non l'ha trovato Ivern. Sì, è nel palazzo di Ivern. Ho capito, ma perché dovrebbe averlo trovato Feyre? No, il calderone non era nella corte dell'estate che vanno in quella grotta che gli si chiude l'acqua sopra. Allora non c'era il libro. Non c'era il pezzo del calderone. Sì, non c'era pezzi, calderone a pezzi. Sì, non era a pezzi non il calderone. Non me lo ricordo. Comunque, le risposte sono... La chiama. Amren sa dov'è. Va bene. Ha una mappa. Cinciabba. Lei cinciabba sopra. Magari la chiama. Qual è il significato della zuppa che Feyre serve a te? Ecco la domanda che ti dicevo. Vedi il simbolismo. Fatto la zuppa dalla ricetta della madre di Risland. La zuppa è un piatto tradizionale dei fe, che significa guarigione. Dare il cibo al mail è una forma di accettazione del mating bond che non hanno. Sta provando a Risland che è in grado di creare una casa per loro, è un cento che sta portando i lamenti a casa. Ma la dà a Tamlin o a Risland la zuppa? No, la dà a Risland. Secondo me è sbagliata la domanda. Cioè, perché dovrebbe dare una zuppa a Tamlin? No, che poi lui si sconvolge di questa cosa e lei fa, ma perché ti sei sconvolto? Perché se te mi dai del cibo vuol dire allora che accetti. Allora è Risland. Risland, vuol dire che accetti. Okay, che quindi non bombi. C'entra niente. È la prima cosa che Tamlin, ne sto facendo due io, chiede a Feyre una volta che è tornato dalla settimana alla corte della notte. Vabbè, intanto The Search for... cercano un modo per rompere il legame tra lei e Risland. Feyre fa un bagno, hanno sesso. Feyre deve dirgli tutto quello che è successo quest'ultimo. Allora, che cosa dipinge Morrigan sulle pareti del cottage? Come cos'era quell'affare? Dipinge? Allora, la casa del vento, gli occhi di Risland, la mappa di Velaris, figure stilizzate. Io mi astengo. Aiuto del pubblico? Forse sono gli occhi di Risland dove Morrigan, al posto di Morrigan e Feyre. Sì, secondo me è Feyre e gli occhi di Risland. Dai, non è possibile. Perché il re di Ivern rende Nesta e Eileen immortali? Questa è un'ottima domanda. E il motivo è perché mancavano donne. Per convincere Feyre a unirsi a lui nella guerra, perché Nesta l'ha chiesto, no. Assolutamente no. Ah, per provare le regine immortali che può essere fatto, perché Lucien l'ha chiesto. Quindi per convincere Feyre... No, per provare le regine immortali. Ah no, è vero, che si può fare. Tipo Frankenstein Junior. Sì, può fare. Sapete, in quel momento compaiono anche Lucien e Tamlin a caso in quella scena. Sì, perché ci voleva il capo espiatorio, capito? Perché poi Tamlin apposta. È colpa, in realtà è il re che lo inserisce nel calderone, però è colpa di Tamlin. Sempre colpa di Tamlin. Anche che il nome di Feyre sia scritto male, colpa di Tamlin. Cosa ruba Feyre dalla tessitrice? Un arcolaio magico. Una delle gambe del calderone, metà del libro dei respiri e un anello. Allora, chi è il secondo di Risand al comando, come si dice in italiano, il secondo, no? Il braccio destro di Risand, Feyre, no. Feyre no, Cassian, Azriel o Amren? Nessuno dei quattro è Mor. No, è Azriel. Azriel è il capo spia, Cassian è il capo dell'esercito, Mor è il suo secondo in comando. Ma penso si riferisca tipo nell'esercito, sai? Allora è Cassian. Cos'è la cosa sorprendente? A proposito dell'incontro tra Feyre e le regine mortali, le regine sono state trasformate in fae. No. Le regine sono tutte vecchie e brutte. Le regine si sono teletrasportate nella casa. Le regine sono vestite come le persone di Velaris. Considerando che di queste qua solamente la seconda ha senso. Però forse la terza, non si sono teletrasportate loro? Possibile. No, non ricordo. Boh. Sai che è quella a cui piace Aquadar, ricordatela te. Terza? Allora, perché Feyre è arrabbiata dopo che l'Hathor la attacca? Quindi l'Hathor è vivo. Io ancora non ho capito chi è l'Hathor, va bene. Era quello brutto con le ali. Potrebbe essere. Boh, non lo so. Raga, sono passati 3 anni ormai. Risand credeva che qualcuno potesse rapirla, ma non voleva avvisare Feyre della minaccia. Vabbè. Azriel doveva guardarla... Ma si è addormentato. Feyre sa che avrebbe potuto sconfiggere l'Hathor se Risand non fosse intervenuto. Allora, è questa risposta perché è la risposta più idiotica. Sì. Per un motivo scemo per essere arrabbiata. Feyre ha pensato che fosse da sola, ma poi scopre che Cassian la stava guardando. Quindi tutti stavano guardando Feyre, comunque. Però in verità Risand gli dice, no, te non puoi, quindi faccio io. Probabilmente è quella. Mettiamo quella. 14, perché Tamlin si rifiuta ripetutamente...
di permettere a Feyre di addestrarsi, perché non c'è nessuno capace di addestrarla, perché dovrebbe occupare tutto il suo tempo a pianificare il matrimonio. Ha paura che qualcuno la uccida perché è troppo potente. Le persone lo vedrebbero come un simbolo del fatto che non sono al sicuro. Potrebbe essere il secondo solamente per rendere Dumbledore ancora più sessista. Però non, onestamente non te lo so dire perché per me la risposta è un'altra. Mettiamo il secondo. Ma secondo. Almeno risulta tipo mega sessista. Potrebbe essere quello. Potrebbe, anche se non è quello, il quiz Potrebbe darà come essere risposta giusta quello. quello, perché Tamlin deve sempre comunque morire, ricordiamocelo sempre, per Comunque, io bruciarlo. voglio fare qui un'affermazione, cioè che tutti sono convinti che a me Tamlin piaccia veramente, ma non è, cioè Tamlin a me non piace, cioè vorrei sottolineare che a me, dichiarazione ufficiale, a me Tamlin non piace. Ovviamente questa parte non verrà inserita nel video perché lo taglierò e non si saprà mai. Ma il punto è che è un personaggio vessato dall'autrice, quindi io l'ho adottato. Allora, qual è il fine principale di Feyre che visita la corte dell'estate per ritrovare quel pezzo nella caverna? Vediamo se può. No, per rubare la loro metà del libro dei Grimmins, Quello che non è che era mica un nella pezzo caverna. del Vabbè, insomma, Calderone. se la metà di qualcosa è comunque un pezzo. Non posso contrastare questa logica. Per scoprire se combatteranno contro Ivern, Che è per tipo la copertura quella. esatto, per formare una relazione Lei Lord, che in verità lei Lord ha tipo con lei 20 Lord. anni, è tutto felice di parlare con i bimbi grandi, ma Per se... rubare l'altra metà del libro dei respiri, per decidere se possono essere se ci, si possono Affidamento. fare affidamento su di loro Per le per le informazioni. informazioni. Comunque, per rubare la metà dei libri dei respiri. Benissimo. Chi aiuta Feyre ed Ambrin a scappare quando l'alta marea le intrappola dentro un edificio? Lo spirito d'acqua di prima. Che cos'è Starfall? Allora, il giorno più corto dell'anno nella corte della notte, un piccolo caffè dove Reese e il suo inner circle vanno, si incontrano per la Onestamente cena. sarebbe Carino. perfetto. Un posto segreto dove le persone di Velaris imparano a Si volare, lanciano via dalla lanciano. fionda. E ovviamente un requisito, cioè perché ci sono vari step, no? Il primo è saper volare, il secondo è fare sesso aereo. Se passi anche la seconda prova del sesso aereo, allora puoi Puoi avere la diventare. cittadinanza di Esatto, Velaris. se non sei capace di fare sesso aereo a Velaris, mi dispiace, non sei cittadino. E la terza è un evento durante il Esatto. quale gli spiriti misteriosi migrano attraverso il cielo. Vabbè, Sì. l'ultima. Cosa chiede Feyre a Morrigan di fare dopo che ha scoperto che lei e Rhysand sono mate? Le chiede di aiutarla a capire cosa vuol dire, le chiede di essere presente al matrimonio, di portarla via da Rhysand, di trovare un regalo per Rhysand. Forse il regalo? Potrebbe Perché Rhysand e Feyre flirtano oltraggiosamente con tra loro alla città di essere. Yun? Non riesco Intanto, a cos'è la città di Un? Quando serve un motivo a questi Non due? lo so. Allora, la città di Yun è l'unico posto in cui sono liberi di Sono comportarsi. omosessuali negli anni 50, non credo. Seconda opzione, stanno fornendo una distrazione agli altri per rubare l'oro. Il globo, cos'è? Il Cos'è globo di luce, l'orb? l'orb, non è tipo il globo di Sì, ma luce. che cos'è? Ma tutti questi oggetti magici Ma dov'erano? dove avevo letto questo libro? Terza, stanno provando a convincere tutti che Rhysand sta controllando Feyre, che Potrebbe essere potrebbe questo, essere. magari è riferito a Yunzi, che è tipo la città sotto la montagna. Ci sta. Le persone a Yun City devono credere che Feyre è senza. Adesso c'è Sì, è completamente nelle mani inerme, di. senza Sì, è Rhysand. inerme senza Rhysand. Allora potrebbe essere il terzo, convince Sì. che Rhysand la sta controllando. Vediamo. Come sono imparentati Morrigan e Rhysand? Morrigan è la zia Sono di Rhysand, non sono imparentati, sono cugini, sono fratelli, sono cugini. I genitori cugini. di padre sono fratelli. Ogni volta che vedo il nome di Elaine in una domanda mi prende male. Allora, che cosa scopre Feyre su Elaine quando va a visitarla da le sue sorelle? Che è Fidanzata, questo. fidanzata. Perché Feyre dice di non volere rose rosse al suo matrimonio? Odia come annusano, come smellano, come profumano Il profumo delle rose. le rose. Le rose sono il simbolo umano dell'amore, non spiega mai il perché, il rosso le ricorda il sangue delle fate che ha ucciso. Direi che non lo so, ma è il quarto per forza, anche se
non spiega mai il perché, questa potrebbe è una risposta essere molto da Sara. Qual è il nuovo potere che Feyre mostra quando Lucien prova a riportarla nella corte della primavera? Blasta fuoco dalle mani. Questo è questo. Cosa manda Tarquin a Risen, Feyre ed Umbrell dopo la loro visita alla corte dell'estate? Un rubino, rubini rossi. Chi dice a Feyre che lei e Risen sono mate? Risen, Suriel, Amren, Lucien. Suriel. Quindi i risultati? Siamo andati malissimo. No, come? E questo non l'abbiamo neanche sbagliato apposta. Facciamo veramente schifo. Non eh? Ci posso credere. Bene, quindi abbiamo finito. Siamo riusciti a peggiorare già il grado ciliato. Ora con Aquar che faremo sul mio canale. Che è l'unico libro in cui succedono cose. E quindi se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un mi piace. Diteci esattamente se cioè, le nostre domande su questo test, tipo come si scrive il nome di Feyre. Sono valide. Se siete d'accordo anche con le risposte, perché a noi alcune non tornano, quindi niente, noi cerchiamo di chiudere questo video. Non ce la facciamo. Comunque grazie per essere stati in questo nuovo video delirio. Il prossimo noi. Video, il prossimo quiz, che è quello di Aquar, perché quello di Aquafas non c'è. Ma quello ancora non c'è. Sarebbe stato fantastico. Quello di Aquar sarà sul mio canale, perché un po' di questo disagio dovrà esserci anche sul mio canale. Giustamente. Dobbiamo prendere un buon voto a quello di Aquar. Dai, è una questione di orgoglio personale. Ci rileggeremo Aquar prima di no, fare il test. Un po' meno orgoglio personale. No. E niente. Basta. Ciao, addio. Ciao. Buona.